Sì, mia mamma, per l'età che c'è, questa foto c'ha 70, 74 anni, non dimostra di avere quell'età che c'è, non è molto vecchia. Beh, può dimostrare di meno di avere questa età. Vogliamo trovare qualche anomalia in questa fotografia? Come io cerco? Non trovo nessuna anomalia sulla foto, niente. Eccetto la ciglia a sinistra, che è un po' più bassa della destra. Ma come pelle non sembra che abbia l'età che c'è. Sembra di avere molto meno. Qual è il suo segreto per rimanere un po' giovane di pelle? Molti hanno pensato, mi hanno detto, tua madre utilizza le creme di bellezza. Non è vero, nessuna crema di bellezza. Lei voleva diventare più bella, cioè quindi possiamo correggere, dare giovinezza a una donna con una tecnica aliena, ritornare una donna vecchia, giovane. Questo potrebbe rivoluzionare anche la scienza, volendo. Ma questa donna, guardiamola bene, non è molto vecchia per l'età che c'è. È giovane. Non mostrava niente rughe in faccia, era giovanissima completamente. Anche quando è morta, aveva 6 anni, giovanissima, non mostrava rughe tante. Si manteneva bene. Non era molto vecchia. Grazie alla nostra tecnica potremo rivoluzionare completamente una donna vecchia, possiamo trasformarla giovane di 20 anni. Mi togliamo le rughe senza fare interventi chirurgici. Giovane come Ferro Giovanna, non è molto vecchia per l'età che c'ha qui. Allora possiamo correggere la vecchiaia, quindi una donna vecchia. D'ordinanzi verrà fatta la terma di Monserrato, quindi Monserrato verrà fatto un qualcosa, ho intenzione di fare qualcosa a Monserrato per attirare anche un po' di turismo, che significa forza lavoro per il paese, fa girare l'economia di Monserrato. Nel Monserrato l'economia non gira, due miracoli in meno all'anno non gira nemmeno l'economia. Mentre nel paesino del nord Italia l'economia gira bene, due miracoli all'anno, un sacco di turismo, ottima risorsa completamente. Che cosa si nasconde nel paesino? Nel paesino mica sono i miracoli così, o poi degli UFO. Abbiamo fatto un accordo che c'ho con loro, è così, un piccolo accordo. C'è l'acqua, la fonte, l'acqua è proprio l'elemento che mi manca, l'acqua. Quindi a causa dell'acqua le donne vanno lì, una donna vecchia si ringiovanisce. L'acqua dei miracoli. Ferro Giovanna per la sua pelle della faccia non era molto vecchia per l'età, dimostrava molto meno, un po' dimostra più giovane lei di una donna di 40 anni. Una donna di 40 anni comincia a va al mare, tutta sciupata, vecchia dal sole. Mentre Ferro Giovanna usciva a ore di sole, non era molto vecchia, non era vecchia per niente. Notiamola bene, ricordiamola com'è. Fra 2 mesi fa un anno della sua morte, della sua scomparsa. Io mi chiedo, si poteva benissimo ricaricare, cioè la quarta vita si poteva dare benissimo, perché eravamo in grado di fare l'autorigenerazione. Ma solo che deve avere un segno dall'alto, meno un fulmine. Da Dio da sopra, un fulmine che mi avvisi e mi dica sì, autorizzi per l'autorizzazione. Il suo corpo aveva bisogno di essere autorigenerato, quindi tornato in vita. L'autorigenerazione nessun umano può farla, nessun terrestre può fare l'autorigenerazione, nemmeno un prete, nemmeno il prete del paese la può fare, nemmeno un vicino, nessuno. Possiamo farla solo noi di razza ibrido umano. Solo noi possiamo fare l'autorigenerazione, siamo dotati di sistema di autorigenerazione. In effetti possiamo tornare i morti in vita, se vogliamo. Però c'è un limite, 2 volte, 3 volte un genitore, ma non 4 volte. Questa è la legge voluta da Dio e io rispetto le leggi di Dio. Yahweh.
Una persona muore d'infarto, si potrebbe recuperare la persona, si può fare un intervento dall'esterno senza aprire, riparare la vena del cuore senza aprire. Una tecnica aliena che permette di tornare in vita un morto, morto d'infarto. Recuperarlo però una volta morto, non posso garantire che il morto sia uguale a quando era vivo. Viene trasformato in zombio morto vivente. Stiamo lavorando la tecnica per creare un bambino zombio a Monserrato, se dovesse morire il mio paese un bambino, cercheremo di costruire un bambino zombio, di creare un bambino, non costruire, creare un bambino zombio che possiamo mandarlo a scuola con gli altri bambini. Non faremo credere che sia un zombio, faremo credere che sia un bambino veramente vivo. Nasconderemo il progetto e vedremo un po' l'esperimento dello zombio bambino. Sia una buona riuscita. Ferro Giovanna, certo, muore nel 2010. 31/8/2010 muore di infarto cerebrale. Si spezza la vena del cervello. I dottori mi hanno detto, signor Spiga, non c'è cura per ricongiungere la vena del cervello. Non abbiamo la tecnologia noi. Ha detto, forse gli alieni possono averla, quella tecnologia, ma noi no. Il 2/9/2010 Ferro Giovanna tornò in vita. All'ospedale fui chiamato, i dottori mi telefonarono e mi dissero di andare all'ospedale perché mia madre si comporta in uno strano modo. Non è normale per quello che ha avuto, signor Spiga. Ha detto, perché? Cos'è, morta? No, è viva. Ha detto, si è alzata e ha detto che se ne vuole andare via oggi. Sta girando nel corridoio. Sua madre è normale, parla. Signor Spiga, per quello che ha avuto, un infarto cerebrale, si è spezzata la vena del cervello, è una cosa impossibile questa. Io sono detto, venga subito e veda le cose. E guarda, signor Spiga, me l'ha fatta vedere, detto, signor Spiga, guarda, sua madre non c'è segno di incisione. Cioè, sto fatto un intervento dall'esterno con precisione e non c'è segno di incisione. Abbiamo controllato la videosorveglianza, non è entrato nessun alieno in ospedale, nessun UFO atterrato sopra. Insomma, abbiamo un documento video che dimostra che lei ha applicato una tecnica aliena per saldare la vena del cervello a sua madre, dall'esterno, ha fatto un intervento dall'esterno. Quindi Ferro Giovanna è viva, era viva, insomma, era zombio vivo, tornato in vita anche per merito mio. La torna in vita perché le sorelle mi avevano detto, mamma sta morendo, zia Laura e zia Assunta mi hanno detto, tua madre sta morendo, c'è da dividere i beni, c'è da dividere i beni con noi. Allora ho preso e l'ho tornata in vita, così essendo viva i beni non si fa dividere, non fa dividerli con loro, perché io sono io il legittimo, non loro. Loro erano le sorelle, si dichiaravano di essere legittime tutte e due. Tornai in vita mia madre e raccontai tutto a mia madre, rimase a bocca aperta sul caso. Le sorelle erano cattive, un po' malvagie. E Ferro Giovanna gli feci le domande giorno per giorno all'ospedale, per se mi rispondeva, perché non parlava, i giorni, era proprio quei giorni, non parlava niente, non camminava niente. Era sempre immobilizzata nel letto. Quindi quando il dottore mi disse così, provai la tecnica e riuscii veramente al 100%. Saldare la vena del cervello dall'esterno. Nessun essere umano riesce a fare queste cose, nessun terrestre. Qualcuno mi ha detto che sono dotato di strani doni che non hanno i terrestri, strani doni. Però salvai la vita di mia madre in quell'anno, 2010. Tentai una tecnica aliena mai provata per la prima volta. Per la prima volta non l'avevo provata prima. Per la prima volta la provai con lei. E riuscii completamente a saldare la vena del cervello, la vena spezzata, con precisione l'intervento. I dottori volevano sapere come si applica questa tecnica. È una tecnica sconosciuta per noi, è aliena, non è terrestre. E quindi Ferro Giovanna tornò in vita così. Era zombia, però mi ha fatto compagnia in tutti questi 3 anni, nei 3 anni del 2013. Mi ha fatto compagnia. Siamo usciti, siamo andati alla Corte del Sole, siamo andati qua e là. Desiderava il gelato a 4 gusti e glielo comprava a 4 gusti.
Cioè, ma Ferro Giovanna quello non gli è mancato niente in questi 3 anni. Però ha vissuto la vita e è potuta uscire con la metropolitana anche se era uno zombie, un morto vivente. Perché quando uno torna in vita, un morto non è più uguale a quello che era quando era vivo, è diverso. Il morto vivente resta un po' aggressivo, non è come la persona quando era viva, insomma, molto aggressivo, morde, molte volte morde. Però mi ha fatto compagnia, siamo usciti insieme, io e lei. Insomma, mi voleva bene, era affezionata. Quindi la sua faccia e il suo colore è stato corretto completamente. Noi possiamo correggere anche la faccia. Quindi possiamo, con la nostra tecnica aliena possiamo correggere tutto. Possiamo dare vita anche a una pianta morta, una pianta secca. Esperimento fatto in cortile è riuscito al 100%. Chi utilizzava l'energia vitale? Gesù. Gesù utilizzava l'energia vitale. Abbiamo lo soldono di Gesù. Ho lo soldono di Gesù. In effetti, mia madre, quando l'ho tornata in vita, mi ha detto che Gesù è mio fratello più grande. Mio padre prima di morire mi disse: sì, si trova, ne hai uno sulla terra di fratello, ma ne hai anche uno sopra, molto più grande di te. E dove sopra? Sopra nello spazio, sopra in un altro pianeta. Tuo fratello abita lì, quello più grande. Cioè lui svelò poca roba. Però mi fece una svelatina che rimasi a bocca aperta sul caso. Ecco, questa è la mia madre che mi ha allevato, mi ha partorito, anche se ha partorito con la. Cioè, non hanno fatto rapporto sessuale, hanno fatto fecondazione artificiale, quindi lei mi ha partorito così, però io la riconosco come mamma. Io ho conosciuto lei come mamma, io sono figlio di lei perché l'ho riconosciuta come mamma, anche se mi ha partorito, mi ha creato con la genetica, in laboratorio, però. Ha partorito il bambino e quindi io la riconosco come mamma. Lei è la mia unica mamma. Definisco, anche se posso avere un'altra mamma. Però io ho conosciuto lei e riconosco lei come mamma. Non ne ho conosciuto altre. La voglio bene, anche se è andata via, anche se è scomparsa. Resta sempre la mia unica mamma. La chiamavo Ma ultimamente. Era molto affezionata a me, io e lei. Lei voleva uscire, la portavo dappertutto, uscivamo dappertutto. Non gli è mancato niente in questi ultimi anni della sua morte, non gli è mancato niente. Ti voglio bene, Ma. Spero che in un'altra epoca ci possiamo ritrovare tutti insieme, in un'altra epoca. O nel futuro o nel passato, che si ripete la storia. Ciao mamma, ti voglio troppo bene. Ciao. E sei con babbo, state bene. Però mi manchi troppo in casa. Ciao mamma. Ciao mamma.